Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Si è svolta in terza commissione l'audizione del direttore regionale della Sanità Emilio Duca e del direttore generale della USL 2 Sandro Fratini sul processo di integrazione degli ospedali di Foligno e Spoleto e sulla nomina dei primari nei posti vacanti. L'incontro era stato richiesto dai consiglieri regionali Franco Zaffini dei Fratelli d'Italia e dai consiglieri Luca Barberini e Giancarlo Cintioli del Partito Democratico. L'Umbria è in regola con gli standard fissati dall'accordo Stato-Regioni che prevede una dotazione di posti letto a carico del servizio sanitario regionale non superiore a 3,7 per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Bisognerà però procedere all'integrazione fra presidi ospedalieri e all'ottimizzazione delle procedure per rientrare nei parametri dell'accordo nazionale anche sul numero di primari e delle strutture sanitarie. Hanno spiegato ai consiglieri regionali della Commissione Sanità e Servizi Sociali il direttore regionale Emilio Duca e il direttore della USL 2 Sandro Fratini. Bisognerà dare una vocazione particolare a ogni presidio, facendo spostare da un polo all'altro non solo i cittadini ma anche le equipe mediche. Se i primari riusciranno a mettere insieme le loro equipe a decidere dove fare le procedure, ha detto Fratini, avremo l'ospedale unico con numeri che superano gli standard richiesti, altrimenti soccomberà il più piccolo per bacino di utenza. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, ha rammentato ai dirigenti sanitari che la scelta del primario di chirurgia a Spoleto deve concludersi entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'estratto del bando, il 2 marzo, e che il bando stesso è molto chiaro sulle caratteristiche che dovrà avere il nuovo primario, una comprovata esperienza nella chirurgia robotica. C'è una sentenza del Consiglio di Stato, ha detto Zaffini, che non consente deroghe alla commissione incaricata. Per il consigliere del Partito Democratico Giancarlo Cintioli, le comunità locali devono essere coinvolte e informate, non lasciando spazio a voci di accordi e sotterfugi e lasciando la politica fuori dagli atti che riguardano la salute dei cittadini. Per il consigliere Luca Barberini, sempre del PD, bisogna calare il discorso dentro il piano sanitario sul quale è necessaria un'accelerazione. Barberini ha avuto anche conferma dello spostamento della sede del CERT di Foligno, argomento sul quale aveva presentato un'interrogazione. Prima dell'audizione sono stati ascoltati la vice sindaco di Spoleto, Maria Elena Bececco, e i consiglieri comunali Zampa e Rossi. Abbiamo approvato all'unanimità, hanno ricordato, una mozione che impegna il sindaco a seguire con attenzione la vicenda del primariato. La città intera chiede che sia salvaguardato il proprio presidio di eccellenza e i posti di lavoro. È stata approvata in Commissione Statuto la proposta normativa della legge elettorale regionale. Favorevoli il Partito Democratico e il Partito Socialista, contrario Rifondazione Comunista, assenti da metà gennaio tutti gli altri gruppi. Il testo adesso andrà in aula per la discussione, il voto finale, nei giorni 16 e 17 febbraio. La proposta di nuova legge elettorale regionale è stata approvata a maggioranza in Commissione Statuto. Ha ottenuto il sì di Smacchi per il Partito Democratico e di Buconi del Partito Socialista, mentre Stufara di Rifondazione Comunista ha votato no. Il testo licenziato è costituito dal pacchetto emendativo proposto dal consigliere Smacchi stesso, che modifica la normativa vigente regionale e nazionale. Nella riunione erano assenti i rappresentanti dei gruppi di opposizione, Nevi di Forza Italia, Mantovani, Misto, Nuovo Centrodestra, Zaffini, Fratelli d'Italia, Monacelli, UDC e Goracci, gruppo Misto Comunista Umbro. Tutti questi avevano già abbandonato dal 14 gennaio scorso i lavori della Commissione per protesta contro le chiusure della maggioranza. Assente oggi anche Brutti dell'Italia dei Valori. L'atto andrà in aula il 16 e 17 febbraio prossimi. Questi i punti centrali della proposta. Si stabilisce che l'elezione del presidente e dei consiglieri avvenga in un turno unico sulla base di un collegio pure unico. Non è ammesso il cosiddetto voto disgiunto. Per la coalizione che ha conseguito il maggior numero di voti si prevede un massimo di 12 seggi, con la garanzia minima di 8 seggi per le liste o coalizioni perdenti. Per quanto riguarda il premio di maggioranza, abolito il cosiddetto listino, si stabilisce che al partito che ottiene il risultato più alto della coalizione vincente siano assegnati in base al risultato raggiunto fino a un massimo di 10 seggi.
Gli aggiuntivi, 2, sono messi a disposizione delle altre liste della coalizione a condizione che conseguano un risultato elettorale che superi la soglia minima fissata al 2,5% sul totale dei voti validi espressi. Sì, anche alla doppia preferenza di genere si possono dare fino a un massimo di 2 preferenze purché di genere diverso. Ciascun genere dovrà inoltre essere rappresentato in ogni lista per una quota non inferiore al 40%. L'ingresso a Palazzo Cesaroni dei candidati presidenti non eletti è previsto solo a quelli collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Per quanto riguarda infine la raccolta delle firme per la presentazione delle candidature, si prevede la sottoscrizione delle liste da un numero di cittadini compreso tra un minimo di 1.500 e un massimo di 2.000, ma in sede di prima applicazione, cioè nella prima tornata elettorale dopo l'entrata in vigore della legge, il numero di esse è dimezzato. Abbiamo votato contro una pessima legge elettorale regionale perché si fa carta straccia della democrazia, essendo che l'unico obiettivo che aveva il Partito Democratico era quello di scrivere una legge a proprio uso e consumo per avere nella prossima legislatura la maggioranza assoluta dei seggi del Consiglio, pur non avvicinandosi alla maggioranza assoluta dei voti. Noi crediamo che invece la proporzionalità del voto degli elettori e delle elettrici vada salvaguardato e che appunto si sia scritta una brutta pagina del regionalismo umbro. Giudizio positivo sull'approvazione della legge da parte della Commissione Statuto. Con l'attuale legge sarebbe stato impossibile per le forze cosiddette minori di maggioranza o di minoranza accedere. Il rischio era, con 20 consiglieri regionali, di avere solo rappresentanti di 2 o 3 partiti. Questo rischio finora è stato scongiurato, spero che l'Aula lo confermerà. C'è la disponibilità del gruppo socialista a recuperare una discussione positiva con le opposizioni e anche con gli altri partiti di maggioranza per migliorare ulteriormente la legge, che consente a tutti i movimenti di potersi presentare. Numero, contenuto di firme, tempi congrui. Abbiamo terminato i lavori in commissione presentando una legge che, insieme a molte cose buone e positive, presenta però un grave profilo di incostituzionalità. È noto che non si può dare un premio di maggioranza se non superando una soglia. La Corte Costituzionale ha voluto questo, ha detto che altrimenti si cade nella illegittimità. Questa legge purtroppo presenta questo dato e io credo che in Consiglio bisognerà discutere approfonditamente per non correre il rischio di eleggere con una legge di questo genere un Consiglio che poi alla fine risulterebbe, come dire, delegittimato. Si può fare, io spero che si possa fare, darò il mio contributo perché questo si faccia. La proposta licenziata dalla Commissione Statuto, che mi onoro di presiedere, verte su alcuni punti fondamentali. È un modello umbro, una proposta innovativa. Per la prima volta viene abolito il listino, viene introdotto il collegio unico regionale, viene confermato il turno unico, viene introdotta la preferenza di genere. Si tratta di una proposta sicuramente che ha 2 obiettivi fondamentali. Il primo, quello di riavvicinare i cittadini alla politica, di rendere trasparente il palazzo, di facilitare la possibilità di rappresentanza territoriale e di dare la possibilità ai singoli consiglieri di rappresentare l'intero territorio regionale. Per noi si chiude oggi una fase, se ne apre un'altra, i lavori in aula, spero, e questo è l'auspicio e l'invito che faccio, possono in qualche modo riavere la possibilità di partecipazione anche dei gruppi che hanno scelto in questa fase di abbandonare i lavori stessi. Il testo approvato in commissione è una legge fatta su misura per il Partito Democratico e i partiti satelliti. Non tiene conto di quelle che sono le condizioni oggettive della nostra regione. La ritengo antidemocratica perché taglia aree territoriali e aree politico-culturali e di fatto costituisce un percorso che rischia di portare ad un ulteriore allontanamento da parte dei cittadini verso l'interesse istituzionale e politico. Una legge elettorale che è il frutto della paura di perdere e determinata dalla voglia di voler vincere ad ogni costo. Il Partito Democratico non ha affatto metabolizzato le sconfitte delle ultime elezioni amministrative in Umbria, dopo anni di governo sempre della stessa parte. Per questo ha voluto preconfezionare, a prescindere da quella che sarebbe stata l'entità e lo scarto della vittoria, con delle posizioni che sono seggi garantiti. Sicuramente una legge che non distribuisce bene il rapporto democratico, una legge totalmente sbagliata.
La legge elettorale che la Commissione ha sortito è un mostro dal punto di vista giuridico sotto vari aspetti. In particolare noi ci appelliamo al Presidente Mattarella che da membro della Corte Costituzionale bocciò il cosiddetto Porcellum, in quanto il premio di maggioranza del Porcellum era assolutamente sproporzionato rispetto ai voti conseguiti. Così è la legge elettorale, noi scriveremo al Presidente Mattarella e al Governo su questo, nonché faremo un ricorso seriamente motivato. Ma la nostra posizione sulla nuova legge elettorale che è stata approvata questa mattina in Commissione è sempre la stessa e uguale a tutto il centrodestra, cioè una posizione di forte critica perché si sono studiati la legge elettorale su misura per le esigenze del PD e di piccoli cespuglietti intorno, ancora non si è capito quanto, e se la sono poi trasportata nella Commissione Statuto e approvata in modo blindato. Ecco, questo è un atteggiamento allucinante che chiaramente ci vede totalmente in disaccordo. Vedremo in aula, noi faremo degli emendamenti e vedremo se anche lì ci sarà questo atteggiamento, penso che noi daremo vita anche delle proteste clamorose. Dare un giudizio sulla bozza di legge elettorale licenziata dalla pseudo-commissione è impossibile perché non è una proposta di legge elettorale ma è un libro dei sogni del PD e dei suoi alleati, cioè i socialisti e basta, non tutti gli alleati, riguardo a delle regole che convengono solo a loro. Quindi per quanto ci riguarda la proposta è irricevibile, è unilaterale ed è scorretta perché le regole del gioco si fanno insieme. Queste regole sono quelle scritte unilateralmente dal PD, un libro dei sogni, un elenco di speranze. La seconda commissione consiliare ha ascoltato il sindaco di Marsciano, Alfio Todini, e il presidente del comitato terremotati 15 dicembre, Ruggero Zaganelli, in merito allo stato della ricostruzione post-sisma del dicembre 2009. Tra gli auspici principali emersi nel corso dell'audizione, quelli di attivare la convenzione con GEPAFIN e le banche del territorio affinché venga garantito un vantaggioso accesso al credito per il completamento della ricostruzione nella parte non ricompresa dal finanziamento pubblico. Il prolungamento, per chi è ancora fuori dalla propria abitazione, del contributo per l'autonoma sistemazione in scadenza il prossimo 30 giugno. E la previsione di risorse necessarie per la ricostruzione delle scuole di Spina, San Biagio della Valle e Cerqueto. La situazione generale delle carceri umbre è sostanzialmente buona. Il tasso di affollamento è tornato nella norma. In terza commissione, audizione del garante dei detenuti. Audizione in terza commissione del garante dei detenuti Carlo Fiorio, che ha tracciato la sua attività dopo la designazione da parte dell'Assemblea legislativa del 28 maggio scorso. Fiorio, dopo aver spiegato che il suo ufficio ha ricevuto ad oggi 237 missive, effettuato 26 colloqui nei 4 istituti penitenziari umbri, 12 a Perugia, 7 a Spoleto, 6 a Terni e 1 a Orvieto, per un totale di 290 contatti, ha fatto sapere di aver incontrato 167 detenuti che hanno evidenziato problematiche inerenti il diritto alla tutela della salute, richieste di trasferimento, l'ottenimento di benefici, la salubrità degli ambienti, richieste per ausilio documentazione, per l'istruzione, lavoro, posizioni giuridiche, procedimenti disciplinari. Attualmente, ha detto Fiorio, l'ufficio del garante è composto da 4 ragazzi volontari dell'università che svolgono visite nelle carceri, spesso effettuate con difficoltà a causa di una circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha uniformato la figura del garante a quella del parlamentare o consigliere regionale, per cui diventa difficile, ha detto Fiorio, effettuare veri e propri colloqui. Nel corso dell'audizione Fiorio ha anche espresso l'auspicio che l'ufficio del garante dei detenuti possa far riferimento per le sue attività all'Assemblea legislativa e che si possa prevedere anche in Umbria un polo universitario carcerario. Dall'audizione è anche emerso che lo stato delle carceri umbre è sostanzialmente buono e il tasso di affollamento è tornato nella
norma, poiché per 1.400 posti disponibili sono presenti 1.400 detenuti. L'auspicio è che il trend discendente della carcerazione possa portare comunque a un miglioramento delle condizioni generali. In merito alle proposte e i suggerimenti emersi nel corso dell'audizione, la terza commissione ha previsto la predisposizione di una risoluzione da presentare e votare in aula. L'assessore regionale all'ambiente Silvano Rometti ha illustrato in seconda commissione le linee guida della strategia energetico-ambientale regionale 2014-2020 predisposta dall'esecutivo di Palazzo Donini. La visione della Regione, che come ha sottolineato l'assessore sarà in grado di rispettare gli obiettivi comunitari del 2020, è quella di puntare su più efficienza e più rinnovabili, coniugare quindi gli obiettivi energetici e ambientali con quelli economici e sociali, attuando misure volte non solo allo sviluppo sostenibile, energetico e ambientale, ma anche economico e occupazionale. L'Umbria concorrerà alle tre grandi opzioni strategiche predisposte a livello nazionale, la green economy, la riconversione energetica, la difesa delle risorse ambientali. Tutto questo per agire sul rilancio economico e sul recupero del benessere sociale. Proseguono le iniziative di educazione alla cittadinanza con le quali Palazzo Cesaroni, la sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, si apre al pubblico, soprattutto di studenti, ma anche di cittadini, rappresentanti delle istituzioni. Nelle scorse settimane, oltre che con le iniziative espressamente dedicate alle scuole, si sono svolti due convegni, uno con i magistrati Davigo, Cardella e Sfrecola sul tema della evoluzione della corruzione da Mani Pulite a oggi, l'altro con il magistrato Gratteri e il sottosegretario Bocci su legalità e riforma della giustizia. Di fronte a studenti e insegnanti di alcuni istituti scolastici dell'Umbria, i magistrati Piercamillo Davigo, Fausto Cardella e Salvatore Sfrecola hanno parlato della piaga della corruzione che, come è emerso nel corso del convegno tenutosi a Palazzo Cesaroni nell'ambito della campagna di educazione alla cittadinanza, ha raggiunto livelli elevatissimi. Dopo Tangentopoli, ha detto Davigo agli studenti, sono scomparsi 5 partiti, ma il problema si è acuito. Nonostante i nostri sforzi, abbiamo involontariamente migliorato la specie, creato ceppi resistenti agli antibiotici. L'intervento giudiziario da solo non basta, le pene sono basse, frutto di scelte politiche che avvantaggiano soggetti abituati a valutare costi e benefici, che quando vengono presi se la cavano nel 98% dei casi con meno di 2 anni di reclusione, quindi in galera non ci va nessuno e sopra i 3 anni c'è sempre l'indulto. Questo per una serie di ragioni molto complesse, la principale delle quali è che non si è fatto mai nulla seriamente per prevenire e reprimere questo fenomeno, al di là dell'intervento giudiziario, che però da solo ovviamente non basta. Quindi da Mani Pulite ad oggi non è cambiato niente? No, è cambiato molto, in peggio. Agli studenti che hanno chiesto cosa si può fare per cambiare la situazione, Davigo ha detto che occorre informarsi e manifestare la propria preoccupazione, la propria contrarietà, ricordarsi di essere cittadini e pretendere il rispetto delle regole. L'opinione pubblica deve essere vigile anziché indifferente. Una scelta etica è indispensabile. Occorre fare con fermezza e coraggio quello che si è chiamati a fare, sicuri che agendo così il mondo non potrà che andare meglio. Fausto Cardella ha detto che la corruzione non è un fenomeno soltanto italiano, ma la differenza è che in Italia a volte si fanno opere soltanto per produrre una tangente. Cardella, che ha operato in Umbria per diversi anni e continua ancora a mantenerci la propria residenza, ha fatto rilevare che in Umbria i problemi ci sono, ma a differenza di altre zone, qui la corruzione ha un carattere episodico, circoscritto, non c'è diffusione in tutti i gangli della pubblica amministrazione. Questo dipende, ha spiegato, dall'opera di vigilanza delle forze dell'ordine, ma anche da un vero primato della gente umbra. Come emerso nelle ultime operazioni contro la criminalità organizzata, i cittadini denunciano, non c'è l'omertà riscontrabile in altre zone. L'Umbria è, lo dico con affezione ma anche con la ragione, è una regione meravigliosa e più giro l'Italia più mi confermo in questa situazione. È una regione che ha dei problemi ovviamente come tutti, è una regione che ha le sue criticità, però ha una qualità di vita che è veramente eccezionale.
E credo che questo dipenda soprattutto dagli umbri, cioè dalla gente, da voi, diciamo, da come vi comportate. Ecco, qui i cittadini hanno un buon senso della società, adesso non voglio usare paroloni dello Stato, della morale, però sono gente laboriosa e gente seria. All'iniziativa hanno partecipato docenti e studenti dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Marco Polo di Bastia Umbra, dell'Istituto Rosselli Rasetti di Castiglion del Lago, del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi, dell'Istituto Bernardino di Betto, dell'Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta e dell'Istituto Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni e infine l'Istituto Capitini di Perugia. Legalità e giustizia sono valori imprescindibili di democrazia, ma anche strumenti per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori. L'ha detto il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Eros Brega nel saluto rivolto ai partecipanti al primo dei due appuntamenti che hanno caratterizzato il convegno organizzato a Palazzo Cesaroni venerdì 24 e sabato 25 ottobre dalla conferenza dei presidenti delle Assemblee Legislative, di cui lo stesso Brega è coordinatore, dal titolo Legalità e riforma della giustizia. In una sala Brugnoli gremita sono stati il sottosegretario al Ministero dell'Interno Giampiero Bocci e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, presidente della Commissione Riforma Normativa Antimafia, ad approfondire il tema, coordinati dalla giornalista dell'Espresso Primo Di Nicola. Chi pensa che le mafie siano un problema circoscritto al sud, ha detto Brega, sbaglia, perché come scrive nel suo libro il procuratore Gratteri, fra i tanti pregiudizi culturali, proprio quest'ultimo finora ha ostacolato nel resto del paese processi di conoscenza e consapevolezza da tempo non più rimandabili. Oggi affrontiamo questo tema con uno dei principali attori a livello nazionale di questa riforma, che è Nicola Gratteri, una persona impegnata in prima linea per l'autorevolezza che ha rispetto al tema del riciclaggio, il tema delle mafie e quant'altro. Parliamo con lui e ragioniamo con lui del libro Dire non dire, cerchiamo di approfondire queste problematiche che si sono legate all'interno del suo libro, ma che sono anche dentro la legalità, la riforma della giustizia, cercando di fare una riflessione che riguarda tutta Italia, ma anche una riflessione in maniera molto serena rispetto alla nostra regione. Il sottosegretario all'interno, Giampiero Bocci, ha parlato delle azioni che sta mettendo a punto il Parlamento, ma anche della situazione sicurezza in Umbria. Ma io sono soddisfatto dell'andamento che da diversi mesi abbiamo assunto in Umbria e a Perugia, i risultati sono importanti. È evidente che sta cambiando non solo il clima, ma anche la sensazione, la sicurezza percepita dai cittadini. Resta molta strada da fare. Parliamo di fenomeni naturalmente diversi rispetto al dibattito di oggi sull''ndrangheta, sulle associazioni criminali di stampo mafioso. Però è una criminalità che dà fastidio, che crea danno alla città, non solo all'immagine, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini, penso soprattutto alle donne, alle persone anziane, e che mette a rischio anche la sicurezza dei nostri giovani. Insomma, noi abbiamo la necessità di riportare l'ordine assoluto in questa città, di consentire che la città venga messa a disposizione completa dei cittadini onesti, e da questo punto di vista mi sento di ringraziare il lavoro straordinario delle forze dell'ordine. Poi c'è un tema che bisogna togliere dalla testa di coloro che ancora sono ottimisti, che una regione come l'Umbria è una regione al riparo da infiltrazioni anche di organizzazioni molto più pericolose di quelle che abbiamo conosciuto. Ma il governo ha intenzione di portare in Parlamento in fretta una propria proposta di legge, di riforma. Mi sembra di poter dire che è uno degli obiettivi che il Presidente del Consiglio si è dato, che il governo si è dato, una giustizia più veloce, una giustizia capace anche di affrontare questioni come quelle del comparto della giustizia civile, del lavoro, che sono pezzi importanti per creare le condizioni di crescita e di sviluppo del nostro paese. Nicola Gratteri ha sottolineato la necessità e l'importanza delle riforme di cui la legislazione antimafia ha bisogno. Sì, la riforma della giustizia la stiamo facendo. Cioè, io come Presidente della Commissione di riforma nominata dal Presidente del Consiglio
stiamo facendo delle riforme importanti che riguardano tutta la legislazione antimafia. Quindi stiamo toccando il processo penale, le misure di prevenzione, e mettendoci prima di iniziare delle regole, di non abbassare di un millimetro le garanzie dell'indagato e dell'imputato. L'applicazione dell'informatizzazione disponibile nel 2014 al processo e poi un'altra regola che ci siamo poste è quella di non rendere conveniente delinquere, cioè fare tali e tante di quelle modifiche quando non diventi conveniente non delinquere. Quando una persona viene arrestata la prima cosa che guarda è il capo di imputazione, il capo A in particolare, e lui ha paura solo della situazione di inquista mafioso perché la pena va da 20 a 30 anni o l'imputazione di omicidio. Quindi ho pensato di proporre alla Commissione di scrivere un articolato e parificare la situazione di inquista mafioso alla situazione di inquista di stupefacenti. Gli uomini di istituzione dovrebbero essere coerenti col proprio ruolo, ognuno di noi, fare una grossa autocritica e impegnarci di più. Nel secondo appuntamento, ancora sotto il titolo di Legalità e Riforma della Giustizia, Nicola Gratteri ha incontrato a Palazzo Cesaroni oltre 250 studenti delle quinte classi di diversi istituti delle scuole medie superiori dell'Umbria. E rispondendo alle numerose domande che una platea attenta gli ha posto, Gratteri ha ribadito l'importanza della scuola nella prevenzione, parimenti alla riforma dell'ordinamento giudiziario e penale. Due situazioni che potrebbero fortemente arginare il fenomeno mafia. Poi, rivolgendosi ai ragazzi, ha consigliato loro di essere sempre generosi. Un modo, ha detto Gratteri, per riuscire a capire e affrontare meglio il mondo. Non siate egoisti, ha aggiunto, e studiate per avere sempre più strumenti a disposizione per costruire la vostra vita in maniera rigorosa e rispettosa degli altri. È essenziale, ha concluso, acquisire un'etica anticorruzione. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive della Regione. È disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.